Oggi parte ufficialmente il Dopo Latium, presidente che è stato anche ricordato con l'intitolazione della sala assembleare, ma nuove sfide attendono la CIP nel nome del nuovo presidente Maddalena Ciancarelli. Oggi all'unanimità abbiamo voluto intitolare l'aula assembleare della CIP al grande presidente Pino Lati, che ha governato con grande capacità, competenze e soprattutto equilibrio, tenendo insieme i comuni del Fermano, insieme ai comuni dell'Ascolano per tanti anni. Ha governato molto bene questa società, ha soprattutto portato importanti risorse per nuovi investimenti e quindi vogliamo ricordarlo anche intitolando questa aula a Pino Lati. E ovviamente oggi segniamo anche il passo perché per la prima volta nella storia di questa società abbiamo una presidente donna con grandi capacità, una grande dote a livello economico perché è una commercialista e anche a livello politico. Il suo compito è di portare avanti e tenere uniti questi due territori, quello del Fermano e quello di Ascoli Piceno, e voglio ringraziare tutti i membri del CDA che hanno manifestato questa volontà tutti insieme a livello condiviso, e quindi sono molto contento e soddisfatto anche dell'atteggiamento di tutti i sindaci, di tutti i comuni, perché abbiamo bisogno in questo momento di mettere a terra importanti investimenti come il grande anello dei Sibillini, ripristinare l'acquedotto del Pescara e soprattutto cercare di governare la crisi idrica che ogni anno è sempre più importante. Quindi abbiamo grandi sfide e sicuramente sono convinto perché la Presidente Ciancaleoni saprà governare il processo anche di avanzamento di questi investimenti, di soprattutto anche di dare un nuovo impulso a livello comunicativo di questa società, che è una società molto importante perché a livello italiano è una delle società pubbliche più sane, con un ottimo bilancio grazie agli impegni tutti. Quindi voglio anche ringraziare tutti i dipendenti, dal direttore a tutti i dipendenti della CIP, perché ogni giorno fanno un lavoro importante per garantire l'acqua a tutti i cittadini del Piceno e del Fermano.